Santo, il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. È una domenica delle palme e della passione, come sappiamo, in tono minore, dobbiamo fare a porte chiuse, e non c'è la benedizione delle palme, quindi non si legge il Vangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme acclamato da una folla, però quindi a poco, dopo pochi giorni, lo stesso Gesù che era stato acclamato dalla stessa gente fu che gridò crucifige, cioè crucifiggilo. E ora continuiamo con il canto dei salmi. Una grande folla venuta per la festa acclamava: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aaron, eterna è la sua misericordia. Lo dica il fedele Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore che meno non ti muore, che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è il mio aiuto, sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come armi, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzerò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. E questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci e esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio è il Signore, è nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una grande folla venuta per la festa acclamava: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Fanciulli, crediamo la nostra fede, acclamiamo Cristo che vince la morte.
Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che dato come modello agli uomini Cristo tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, Padre, abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è mio e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato la lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se fanno me ferire quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Se rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia la banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica getto la sorte, ma tu, Signore, non stai lontano, mia forza, vieni presto il mio aiuto. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi.
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di servo, non ritenne un privilegio di essere come Dio, ma spostò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, o meglio se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gli disse Gesù: in verità io ti dico, questa notte
prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose, anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli, sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro, così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo, quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse, salve Rabbi. E lo baciò. E Gesù gli disse, amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse, rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla, come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andato a finire. I capi dei sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per metterlo a morte, ma non la trovavano, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono 2 che affermarono, costui ha dichiarato, posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo a 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse, non risponde nulla. Di cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse, ti istruirò per il Dio che vedi ed è uscito, sei tu in Cristo, il figlio di Dio. Gli rispose Gesù, tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi verrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo, avvistamiento, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che vede il Padre? E quelli risposero, è vero di morte,
Allora lo sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono, dicendo: fai la profeta per noi, Cristo, che figlia divino. Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù del Galileo? Ma egli negò davanti a tutti, dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: questo era con Gesù del Nazareno. Ma egli negò di nuovo, giurando: non capisco quel uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno dei loro, e infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non capisco quel uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato perché ho tradito il sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa, pensasse tu. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: non è lecito vendere nel tesoro, perché sono solo prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come gli aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re di Giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: che volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che gliel'avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stato molto turbato per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di queste due, che volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato: ma allora che farò Gesù, chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto?
Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: salve, re dei Giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio ogni giorno e lo distruggi, salva te stesso, se ci sei figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. E il re di Israele, scenda ora dalla croce e crediamo in lui. Ha confidato in Dio, lo ricrede lui, ora si può bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, ne basta battani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: a costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gliela dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero, questo era figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano
Essi avevano seguito Gesù dalla Galilea per seguirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parascere, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non la arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così questa ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Quindi, come dicevo all'inizio, in questa domenica si dovrebbero leggere 2 Vangeli. Il primo è dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme con la benedizione delle palme. Il secondo è quello appena detto della passione del Signore, che è il nucleo fondamentale di tutto il Vangelo, attorno al quale si sono formati poi i Vangeli. Ma il nucleo iniziale era la passione di Cristo. E possiamo dire che non solo è il nucleo di tutto il Vangelo, ma possiamo dire che è il cuore di tutta la rivelazione biblica e ancora di più il vero centro di gravità di tutta la creazione, avendo Gesù detto: io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. La croce è il centro dell'universo attorno alla quale ruota la vita di tutti gli uomini, quella che dà senso, sapore e valore alla nostra vita. La passione di Gesù rivela in maniera eccelsa il suo infinito amore per noi e la sua totale obbedienza e abbandono alla volontà del Padre. Dalla sua passione noi veniamo attirati al suo amore, perché l'amore è effusivo e attira, come scrisse il sommo poeta: amor che a nulla amato, amor perdona. Non c'è niente di più grande e di più bello dell'amore di Cristo crocifisso. Ma se l'amore porta necessariamente all'imitazione della persona amata, anche a noi tocca seguire le orme di Gesù, come dice la lettera di Pietro: Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Però, come siamo fragili, quanto è difficile, Signore, seguire le tue orme, quanto è difficile superare tutti i condizionamenti che tu hai superato. Tutta la tua vita è stata caratterizzata dal rifiuto del tuo popolo. Tu sei la luce che è venuta nelle tenebre, ma le tenebre, cioè i tuoi, non l'hanno accolta. Hai dovuto vincere il condizionamento della legge, cioè della cultura e della tradizione, che per la legge
che Gesù è stato, per la legge di Mosè, che è stato condannato a morte e ucciso. Quanto è difficile per me non essere condizionato dalla mia cultura, dalle tradizioni, da quello che pensa la gente. E tante volte dico, questo è meglio non dirlo, meglio non farlo, chissà che pensa la gente. Hai dovuto vincere il condizionamento degli affetti, sì. L'affetto di tua madre, la Madre Santissima, che aveva per te un amore grandissimo. L'affetto dei tuoi discepoli, degli apostoli. Sappiamo cosa pensavano loro quando parlavi e cercavi di prepararli alla tua passione. Quando Pietro ti disse, non sia mai, Signore, questo non ti capiti mai. E tu gli hai risposto, vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Oh, quanto è difficile per me non essere condizionato da tutte queste cose. Perché l'affetto delle persone care cerca di distogliermi dal portare la croce. A volte il pensiero che potrebbero star male senza di me. Se io porto fino in fondo la croce. Poi c'è il condizionamento dell'onore. Ma chi più di te è stato offeso nell'onore? E tu che sei figlio di Dio, il sovrano assoluto, l'innocente, e sei stato così maltrattato e disonorato, ed io invece, come potrò sopportare di essere umiliato per portare la mia croce ogni giorno ed essere calpestato per chi penso che non meriterebbe nemmeno il mio sguardo? E che dire del condizionamento del dolore? La tua sofferenza, Signore, non appare. Non è che tu come Dio hai patito di meno, anzi, hai patito infinitamente di più, proprio perché volevi redimere il genere umano e quindi hai cercato di acuire in maniera più grande ogni minima sofferenza. E io che invece non sopporto che poche sofferenze, piccoli e brevi al massimo. Come potrò sopportare fino in fondo la croce se tu non mi aiuti, Signore? Il condizionamento è la tua divinità. Scendi dalla croce se tu sei Dio. Potevi scendere dalla croce, Gesù. Quando vieni che detto a Pietro, non sai che io potrei farmi aiutare da più di 12 schiere di angeli? La tentazione di scendere dalla croce. Scendi dalla croce se sei Dio. Salva te stesso. Come non essere condizionati da questo? Dalla stanchezza, dalla noia, dalla mancanza di quell'amore che non ci fa portare, essere perseveranti nel portare la croce. Gesù, tu che sulla croce hai mostrato tutto il tuo amore per noi, dammi almeno una briciola di questo amore e io ne sarò infiammato e potrò riprendere il mio cammino con la mia croce, perché sarai tu a fianco a me, perché con te la croce mi sarà leggera e soave.
per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato il mistero della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto il ponte di Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo venne la gloria per giudicare i vivi e i morti, e esso regna alla partita. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per l'uomo del peccato, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rileviamo al Padre la nostra preghiera. Chiediamo la grazia di partecipare pienamente al mistero di redenzione del suo Figlio. Diciamo insieme: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Custodisce la tua Chiesa, dona ai suoi ministri un cuore umile, generoso e sincero. Padre nostro, ascoltaci. Illumina i governanti, i legislatori, conforta le vittime delle giustizie umane. Padre nostro, ascoltaci. Consiglia chi dubita, aiuta chi vuole credere, guida chi è in cerca della verità. Padre nostro, ascoltaci. Soccorri i poveri, conforta gli agonizzanti, dona speranza ai disperati. Padre nostro, ascoltaci. Edifica sulla carità le nostre comunità, difendi l'unità delle famiglie, dona ai giovani la gioia di lavorare per il tuo regno. Padre nostro, ascoltaci. Perché cessi questo contagio, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Quando si affidano le nostre preghiere, in particolare per i sofferenti, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, Padre, la nostra preghiera nel giorno in cui celebriamo la passione del Signore e donaci la gioia di partecipare alla gioia del tuo Figlio risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Canto numero 85. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta.
grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi all'ingiusta condanna portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Allo stesso modo prese questo glorioso cane
incaricci di personali santi e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete da tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, ed ora
né anche gli invitati alla cena del Signore, né con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di ciò che la tua presenza, ma di soltanto una parola di Dio sia giusta.
Padre che ci attendi con i tuoi santi doni e con la morte del tuo figlio ci fai sperare nei beni che ti chiediamo, fa che per la sua resurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Prima della preghiera, naturalmente stiamo facendo in questi giorni, in tempo di coronavirus e la benedizione, volevo augurare a tutti una buona domenica delle Palme, anche se questa domenica, quest'anno, non ci sarà, non c'è stata la benedizione delle Palme, non ci sarà lo scambio delle Palme, per i motivi che sappiamo. Però ci viene incontro quello che ci dice Sant'Andrea di Creta nella lettura dell'ufficio di questa mattina, e che dice così: corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la passione, e imitiamo coloro che gli andarono incontro, non però per stendere davanti a lui lungo il suo cammino rami d'olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere, ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone, cioè deleghiamo i nostri cuori, che questo, diciamo, questo atto simboleggiato dalla elevazione delle palme, lo scambio delle palme, possiamo darci elevare i nostri cuori verso il Signore, allo stesso modo anzi, e anche darci, augurarci la pace e naturalmente la via del contagio che facciamo adesso con questa vita. O Dio, che in questo tempo di paura, a causa dell'infondersi del coronavirus, ci rivolgiamo a te, ti chiediamo perdono, perché spesso, vivendo come se tu non esistessi, ci ricordiamo di te soltanto quando siamo stretti dalle necessità e dai pericoli. Fa che torniamo a te con tutto il cuore, guarisci innanzitutto dal virus e la nostra incredulità, il nostro egoismo e il peccato, virus che contagia il nostro mondo, e ogni altro. Quando siamo stati nel mondo da te, sentiamo il desiderio di toccarci e di affidarci alla tua misericordia. Sei evidente che tu ci hai creato per te e per vivere da te. Salvaci da questo virus che ci favorisce, salva il tuo popolo perché possa cantare gli altri insieme nelle nostre comunità e feste strade. Proteggi i solo e contagiati, gli anziani, chi è solo e senza difese immunitarie. Sostieni quanti con generosità si muovono lo sacrificio per curarli. Illumina quanti ci governano. E quanti nel campo della ricerca scientifica stanno cercando le vie per uscire da questo contagio. Dona a tutti serenità interiore e la pace del cuore che nasce da fidarsi a te, Signore delle nostre vite e della storia, che hai dato te stesso per noi. Accogli la pienezza eterna della vita e dei punti. Tutto questo ti chiediamo per intercessione di Maria Santissima Immacolata, San Giuseppe, suo sposo, di Santi Lorenzo, Agapito e Rosalia, nostri celesti patroni. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Io che nella passione del suo figlio ho già manifestato la grandezza del suo amore, vi faccio gustare la gioia dello spirito nell'umile servizio dei fratelli. Santo discenda su di